Il principe Harry ha segnato un minuto di silenzio insieme ai suoi compagni di squadra mentre gareggiava in un evento di polo di beneficenza vicino al suo cuore. Il principe Harry, 37 anni, si è recato ad Aspen, in Colorado, per giocare insieme al suo compagno di squadra e amico, Nacho Figueras, giovedì. Hanno contestato la Centebale ISPS Anda Polo Cup, il più grande evento di beneficenza annuale per l'organizzazione benefica del Duca, Centebale, ma prima che le partite iniziassero. Il Duca ha osservato un minuto di silenzio per un compagno di polo morto all'inizio della settimana, secondo il Law. Chevy Bay, che era l'amministratore delegato dell'app sanitaria BookDoc, è morta all'età di 37 anni. Il signor Bay aveva programmato di unirsi alla squadra della Royal Salute per competere al concorso di beneficenza. Il Duca di Sussex si è tolto il cappello in segno di rispetto. Secondo la pubblicazione, il Duca di Sussex ha fondato Centebale in memoria della sua defunta madre, la principessa Diana, per raccogliere fondi per le comunità nella nazione africana del Lesotho. Il principe Harry ha descritto quest'anno come un momento critico per Centebale, poiché le disuguaglianze sono state esacerbate dalla pandemia. Ha aggiunto di essere orgoglioso del supporto che siamo in grado di dare ai giovani del Lesotho e del Botswana per sentirsi responsabili, sani, resilienti e in grado di prosperare. Ha continuato, siamo enormemente grati ai nostri partner e sostenitori qui oggi, in particolare al nostro sponsor principale di lunga data, ISPS Anda, per aver reso possibile la giornata. Il signor Figueras, che ha suonato a lungo al fianco del principe Harry, ha salutato il Duca come competitivo e solido.